pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci nuovamente insieme oggi per parlare di un'artista italiana popolarissima in madrepatria ma anche all'estero e soprattutto nel mondo ispanico, che però è stata travolta da una polemica riguardo il suo rifiuto a cantare O Bella Ciao. Avrete capito che si tratta di Laura Pausini. Ebbene, della polemica avrete sentito parlare, con supporter opinionisti divisi tra coloro che sostengono che avrebbe dovuto cantare la canzone Partigiana per i valori che contiene e coloro che invece difendono la libertà di scegliere prescindere dalle idee politiche, visto che la Pausini ha ribadito il proprio antifascismo. Ecco che nella querelle è entrato però anche Eros Ramazzotti. Alla soglia dei 59 anni, che compie il 28 ottobre, il cantautore romano, ex ragazzo di oggi come lui stesso ammette, si è rimesso in pista, anzi sul palco verrebbe da dire, proprio a distanza di 4 anni dall'ultimo album in studio, e ha pubblicato un nuovo progetto, Battito Infinito, che presenta in 10 anteprime mondiali tra Spagna, Italia, Grecia e Israele. E la prima, tra l'altro, c'è già stata a Siviglia davanti a 6.000 persone. A seguire, ecco, un tour di oltre 70 date in tutto il mondo. Sembra incredibile che siano già passati 3 anni da quando ho iniziato a lavorare questo progetto, ha dichiarato. E proprio in Spagna, Eros Ramazzotti, che è molto amato, come la Pausini, ha risposto a una domanda su Bella Ciao e appunto il rifiuto della collega di intonarla durante un quiz televisivo, e lui ha commentato: una canzone politica, secondo me Laura ha fatto bene. Ha sdrammatizzato anche con un sorriso, aggiungendo: noi artisti non dobbiamo cantare né canzoni di destra, né di sinistra, né di centro. È un momento speciale, dobbiamo parlare di musica, noi artisti. Artisti, non facciamo politica, facciamo musica. E allora dedichiamo i nostri ultimi minuti proprio a Ramazzotti, che racconta con Magia, nuova canzone, l'amore per il figlio Gabriel Tullio, i figli in Figli della Terra con Jovanotti, quello invece per la vita e la natura, le unioni infrangibili in Ti Dedico, l'amore capace di superare le difficoltà nella canzone Nessuno a parte noi, e poi dedica a chi ancora crede nel potere di questo sentimento i brani Gli ultimi romantici e anche Eccezionali. Non mancano sonorità up e della tradizione pop latina in Madonna de Guadalupe, Ritornare a ballare e anche Sono con Alejandro Sanz. A chiudere l'album, il primo e unico pezzo pop che è stato composto dal maestro Ennio Morricone, Ogni volta che respiro, con testo di Mariella Nava, tra l'altro, e Ramazzotti ha precisato su un'idea mia, mi sembra che abbia fatto una bella cosa. Tra gli autori con i quali Eros Ramazzotti ha scelto di collaborare per il suo ritorno ci sono Cheope, Colapesce, Di Martino, Bungaro e anche la figlia Aurora nel brano Battito Infinito, lei che lo renderà presto nonno e alla quale lui aveva dedicato Aurora, appunto. E ora vorremmo proprio riascoltare insieme questa canzone come colonna sonora per i titoli di coda.